Amici di Onda Libera, siamo a Pesaro, dove nella sala del Consiglio Provinciale di Pesaro, dove si è appena concluso un intervento in merito alla prossima modifica dell'articolo 138 della Costituzione. Iniziativa organizzata dall'ANPI di Pesaro, al quale tra l'altro ha partecipato anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Cecconi, parlamentare di Pesaro. Una domanda, andiamo subito sul tema dell'articolo 138, come giudica la procedura che è stata attivata per giungere ormai alla prossima modifica dell'articolo 138? È già passato al Senato, credo che debba passare alla Camera attualmente. Sì, guardi, noi siamo abitualmente e anche ormai storicamente solite utilizzare terminologie abbastanza forti in modo che i cittadini capiscono pienamente quello che si sta accadendo al Paese. In questo caso riguardo alla riforma costituzionale articolo 138, noi valutiamo tutto l'operato del governo e della maggioranza come uno stupro della Costituzione, come mettere al macello la carta che ci è stata donata dai nostri padri costituenti. Possiamo dire che c'è il tentativo di insinuarsi all'interno dei meccanismi costituzionali per poi poter modificare in più punti e poi richiudere questa porta da cui sono arrivati, perché mi sembra che questa modifica sia limitata nel tempo, se non sbaglio. Sì, diciamo che loro usano un artificio abbastanza sofisticato, già utilizzato in passato, per cui si deroga al modo in cui normalmente si dovrebbe modificare la Costituzione, inserendo una nuova norma che ha una validità di un anno e mezzo, in cui è possibile modificare la Costituzione in maniera molto più rapida, molto più semplice, attività parlamentari e istituzionali molto più molto più ordinarie e non speciali come dovrebbe essere per una riforma costituzionale normale. Ecco, si sa già verso che direzione andranno le modifiche che saranno portate alla Costituzione in virtù dello smantellamento provvisorio dell'articolo 138? Sì, come sapete già Napolitano e Letta hanno utilizzato 50 saggi, cosiddetti saggi, che hanno elaborato un documento abbastanza lungo in cui prefigurano una modifica abbastanza ampia della Costituzione, che riguarda una cinquantina d'articoli, considerando che la Costituzione ne ha 139 in tutto, quindi quasi una metà, quindi una parte immensa della Costituzione, e cambieranno fortemente quella che è l'architettura dello Stato, del governo, dell'elezione del capo dello Stato, cambiando radicalmente lo Stato istituzionale che abbiamo conosciuto fino ad oggi, mandando in una direzione che ancora non è ben definita, ma che fatta frettolosamente come vogliono fare loro non prefigura niente di buono. Ecco, è recente la notizia dell'impeachment paventato da Beppe Grillo recentemente in Trentino Alto Adige. Cosa ci può dire in merito? Guardi, che noi non eravamo in buoni rapporti con Napolitano ormai è risaputo, non è la prima volta che ci scontriamo con il Presidente della Repubblica, che ci eravamo già incominciati a scontrare quando era ancora il primo mandato, e adesso che siamo in Parlamento che un po' di nervosismo è aumentato. Il metodo utilizzato da Napolitano non ci sembra assolutamente adeguato, non è rappresentativo di tutta la popolazione ma soltanto di una fetta della maggioranza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'esperienza di due giorni fa, in cui Napolitano ha invitato al Quirinale la maggioranza e tre ministri per parlare di riforma costituzionale, di riforma elettorale, della legge elettorale, senza invitare le opposizioni. Ovviamente noi, ma anche le altre opposizioni, hanno ovviamente manifestato il loro dissenso nel tentativo praticamente irrituale del Presidente della Repubblica di parlare solo esclusivamente con la maggioranza di un tema su cui lui non ha nessuna competenza, la competenza esclusivamente parlamentare. Si è ripreso invitandoci il giorno successivo, ma ormai a giochi fatti, è soltanto stato un gesto dovuto da parte sua, ma ormai la frittata era fatta. Questa è per noi l'ultima
proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, non lo riteniamo una persona più adatta a fare Presidente della Repubblica, non rappresenta tutti i cittadini e per questo ne chiediamo le dimissioni. Bene, grazie. Grazie a voi, arrivederci.